Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Terzo Tempo Live. Il Pescara dunque è calato il tris al Libero Liberati di Terni, dove non vinceva da ben 36 anni. Era il campionato di Serie C, sulla panchina biancazzurra c'era Tom Rosati, il compianto Tom Rosati, quel Pescara capitanato da Giorgio Repetto, l'attuale responsabile dell'area tecnica. Si pose 2-1, in B non era mai accaduto prima d'ora, quindi prima vittoria in B al Libero Liberati di Terni. Le reti di Macin, Mancuso e Capone, che ha spezzato un lunghissimo digiuno, non segnava da novembre la partita interna con la Pro Vercelli, sesto gol in campionato per il classe 99 che ha compiuto 19 anni proprio nella giornata di oggi. Buonasera Vincenzo Cilli. Buonasera Massimo. E buonasera Fabio Ferraresi. Buonasera Massimo, buonasera a tutti. Oltre che essere ex giocatore del Pescara e di tante altre squadre, anche il Castellisangue, allenatore della Juniores del Francavilla, che si è brillantemente qualificata per la finale del campionato di categoria, che si disputerà sabato 5 maggio, correggimi se sbaglio Fabio, contro il San Nicolò. Non sbagli. San Nicolò, e sarà una partita dura, molto dura, però voi avete fatto il massimo. Beh, si poteva fare anche qualcosina in più, considerato che abbiamo vinto due partite col Pineto, che poi ha vinto il campionato, quindi un po' di rammarico c'è stato strada facendo, però chiaramente sarà una partita difficile, perché noi abbiamo soltanto un risultato, che è la vittoria nei 120 minuti. Certo. Però ve la giocate. Ce la giochiamo in un momento in cui stiamo anche bene a livello fisico e psicologico. E complimenti, non sono di prammatica ma assolutamente sinceri, non solo perché ci conosciamo, io ti stimo tanto, ma perché questa era anche una stagione importante per te e la stai conducendo fino alla fine con il massimo, diciamo così, dei risultati. Per come eravate partiti, non dovevate vincere il campionato e state arrivando a un passo, diciamo così, dal sogno. Allora vediamo un po' il quadro completo dei risultati di questa giornata: la 38esima nel campionato di Serie B, 17esima del girone di ritorno. È stata una vittoria pesante in chiave salvezza per il Pescara. Tra poco vedremo anche la classifica, perché si mette alle spalle ben 8 squadre, quindi è migliorata sensibilmente la graduatoria dei biancazzurri, più 4 sui playout. Questi risultati giocate ieri: Venezia batte Palermo 3-0, Bari batte Entella 1-0, Ascoli Perugia. Le partite di oggi: 2-2, Carpi Avellino 0-0, Cesena batte Frosinone 1-0, Cittadella Foggia 3-1, Empoli Novara 1-1, Pro Vercelli Parma 1-0, Salernitana Brescia 4-2, Spezia Cremonese 1-0, a Terni, come già ricordato, Pescara batte Ternana 3-0, tra l'altro il secondo successo consecutivo della gestione Pillon. Il Pescara non vinceva in trasferta dal 20 gennaio scorso, 1-0 a Foggia, e tra l'altro la prima volta nella gestione Pillon in cui la squadra non subisce gol. Insomma, ci sono tanti dati da sottolineare di questa giornata. Vediamo ora la classifica. Ricordiamo che l'Empoli aritmeticamente promosso in Serie A con 4 turni d'anticipo, davvero una stagione da incorniciare per l'Empoli, soprattutto per Andreazzoli. Pensate, 24 risultati utili consecutivi, non ha mai perso l'Empoli con Andreazzoli in panchina, 16 vittorie e 8 pareggi, 77 punti, Palermo e Parma al secondo posto con 63, Frosinone 62, la rivelazione Venezia, potremmo definirla così, perché un girone di ritorno fantastico per la squadra di Pippo Inzaghi, che tra l'altro è matricola di questo campionato. Ieri ha travolto il Palermo, poi vi faremo vedere le immagini più importanti di questa partita, 3-0 ha battuto il Palermo. Venezia che è salito dunque al quinto posto in compagnia del Bari, che ha prevalso sull'Entella 1-0, Bari che è tornato a flirtare con il
il successo dopo un mese. L'ultima vittoria, prima di quella di ieri, era stata ottenuta dalla squadra di Fabio Grosso il 24 marzo sul Brescia 3-0 in casa. Perugia e Cittadella 58, si chiude qui la griglia playoff, poi Foggia 51, Spezia e Carpi 50, Salernitana 47, Brescia 46, il Pescara, guardate che passo avanti ha fatto in classifica, quota 45 per l'11 di Pillon, Cremonese 43, Cesena 42, Novara e Avellino 41, Entella ed Ascoli 40, chiudono Ternana e Provercelli con 37 punti. Commentiamo questa classifica, Vincenzo? Beh, allora, intanto, come dici tu, hai detto tu giustamente, abbiamo fatto un grandissimo passo in avanti. E l'unico problema è che le squadre che ci precedono continuano a fare risultato. Penso all'Ascoli che ha recuperato col Perugia, penso al Cesena che è andato a battere quella che doveva essere la schiaccia campionato insieme all'Empoli, e penso anche alla vittoria della Provercelli contro il Parma. Quindi sicuramente, se guardo la classifica, la squadra oggi, alla quale non si può che fare i complimenti più grandi, perché ha saputo gestire, ha saputo approcciare la partita e ha saputo gestirla per tutto il corso della partita, nonostante le condizioni climatiche non fossero le migliori, perché si giocava con, se non sbaglio, su una temperatura che oscillava sui 30 gradi. Infatti, per la prima volta in questo campionato di Serie B, l'arbitro Nasca ha indetto il time out per dare la possibilità a tutti i giocatori di entrambe le squadre di potersi rinfrescare e di poter bere. Ma io credo che, per chiudere il primo intervento, i complimenti più grandi bisogna farli veramente a Beppi Pillon, perché quest'uomo ha dimostrato assolutamente che non è un caso che a 62 anni ha un'esperienza notevole, perché ha saputo impattare con lo spogliatoio, ha saputo reazionarsi con i tifosi, ha dimostrato umiltà ma determinazione. E quello che oggi ho apprezzato moltissimo, proprio in virtù della sua esperienza, è stato il richiamo a Zeman, perché quando un tuo collega gli ha chiesto della condizione che è inequivocabile dal punto di vista della tenuta atletica, questa squadra, ripeto, con 30 gradi, e oggi giocavamo con una squadra che ha totalizzato 10 punti nelle ultime 4 partite, ma evidentemente sul campo hanno dimostrato una tenuta atletica invidiabile, e lui ha richiamato Zeman, del quale, testuali parole, Zeman è un maestro, e un maestro anche per me. Quindi chapeau Pillon. Assolutamente. Fabio? Beh, per quanto riguarda la classifica, ha detto benissimo Vincenzo, c'è da valutare bene i primi posti, perché quest'anno penso che sia molto avvincente, con 5 squadre secondo me che ancora se la possono giocare per andare in Serie A. Poi, per quel che riguarda l'allenatore, io credo che questa persona comunque sia posta subito bene, al di là dei risultati che comunque aiutano. Ha dimostrato grande umiltà a discapito comunque di una carriera importante, perché non dimentichiamoci che Pillon ha allenato per molti anni e anche in squadre importanti, quindi si è calato subito nella situazione senza voler strafare, e oggi ha dimostrato ancora una volta, se c'era bisogno, che è una persona comunque sia obiettiva, riconoscente, che ha visto il lavoro di un allenatore che prima comunque sia gli aveva dato un'impronta sia a livello tattico e soprattutto, come ha detto lui, ha trovato una squadra in salute a livello fisico, che è una cosa importantissima in questo momento della stagione. Non c'è dubbio, buon senso e umiltà da parte di Pillon, i risultati stanno confortando il suo lavoro, meriterebbe, ci vogliamo sbilanciare, la conferma per quello che sta facendo. Di sti risultati assolutamente sì, io però ci andrei cauto, perché non vorrei che molte persone, perché noi tifosi siamo così, no? Noi non dimentichiamoci, dobbiamo tenere sempre presente chi siamo e da dove veniamo. Prima che arrivasse Pillon, questa squadra era passata ad avere 2 punti di distacco dai playoff a totalizzare 1 punto in 5 partite, e la situazione era diventata veramente difficile. Oggi la classifica evidenzia, a proposito di classifica, una squadra che
è messa peggio di noi, che è ufficialmente entrata nella zona calda della lotta per la retrocessione, che è la Cremonese. Cremonese che ha cambiato l'allenatore, c'è cioè Mandorlini al posto di Tesserre, mi pare che gli effetti non siano stati immediati, questo cambio non ha sortito appunto benefici immediati o sperati dal club lombardo, che è un club molto ambizioso, soprattutto una proprietà molto forte, solida, certo. Forte, Cremonese 43 punti, ha perso negli ultimi 3 minuti, proprio nei minuti finali della contesa, alla Spezia 1-0, il gol di Maggiore. La Cremonese effettivamente rischia a questo punto, ha totalizzato 11 punti in 16 partite, assolutamente. E martedì prossimo avrà il Novara in casa, certo, e che per noi sarà una partita importante, così come sarà un altro riferimento importante l'altra partita, lo scontro nella zona playout fra Virtus Entella ed Ascoli. L'Ascoli che vince in trasferta, pareggia oggi, quindi ecco, manteniamo i piedi per terra, abbiamo fatto un passo veramente importante, ma come ha ricordato lo stesso Villon, continuiamo a essere concentrati. Oggi bisogna veramente fare i complimenti alla difesa, tu ti ricordi che proprio ieri abbiamo parlato del centrocampo, uno dei meriti di Pilloni è stato quello di trovare finalmente la quadra al centrocampo, perché questo centrocampo offre garanzie di copertura in difesa, ma è sempre pronto nelle ripartenze, tant'è che oggi, nonostante, ribadisco, i 30 gradi, una squadra forte, perché era una squadra in palla e era felice dei risultati, però è stata capace di vincere 3-0. Ecco, prima di vedere le immagini, Fabio, proprio sull'aspetto tattico, secondo me la prova è stata inappuntabile, perché la squadra è corta, no? Non è una squadra che si abbassa, o meglio, lo fa quando è costretta dalle esigenze della partita. La Ternana non è mai riuscita a ripartire, anzi è stata anche irretita dal pressing del Pescara, soprattutto nel primo tempo. Ternana costretta ad affidarsi ai lanci lunghi. Sì, no, ma io credo che la squadra di Pillone sia sempre stata propositiva, l'ha dimostrato nelle prime due partite della sua gestione, partite difficili, ha sempre fatto bene. Oggi sinceramente, al di là della prova del Pescara, sono rimasto un po' deluso dall'atteggiamento tattico della Ternana, una squadra rinunciataria, lunghissima. Devo dire anche io. Che voleva speculare non so su cosa, magari tenere la partita in bilico fino alla fine, ma nonostante lo svantaggio non è riuscita nemmeno a cambiare atteggiamento, perché ha fatto veramente fatica. Da una parte ci saranno i meriti del Pescara, però io vedo anche molti dei meriti della squadra avversaria oggi. Soprattutto alla luce dell'ottima prestazione che aveva offerto proprio domenica scorsa a Perugia, io ho visto l'intera partita e sinceramente ero rimasto un po' preoccupato, cioè mi ero preoccupato, perché ho detto, se questa è la Ternana, il Pescara avrà una dura partita da affrontare. In realtà poi i fatti mi hanno smentito, fortunatamente. Però, perché è Massimo, stato... Massimo, scusa, consideriamo le parole anche di Cagni, il quale ha detto, guarda, non è vero che noi non abbiamo corso, ma il Pescara ci ha fatto correre molto, perché ha saputo gestire la palla. Il primo tiro in porta della Ternana, un tiro di sinistro a giro di Carretta al 20° nel secondo tempo, non ha avuto molte occasioni di gol. Sono d'accordo con quello che diceva Fabio, anch'io sono rimasto, però probabilmente vuoi la temperatura, vuoi il fatto delle tre partite consecutive, i loro ricambi non sono certamente paragonabili a quelli del Pescara, quindi Montalto ha subito prima l'ammonizione per un fallo netto su una gomitata su Gravione. Sì, dopo due minuti. E poi alla fine sono rimasti anche in 10 contro 11. Sì, gli ultimi 20 minuti. Si era fatto male alla spalla. Aveva già esaurito tutte le sostituzioni a sua disposizione Pilone, però insomma, da sottolineare la gestione, devo dire, autorevole del pallone, perché il Pescara non ha mai rischiato, anzi avrebbe potuto anche dilagare nel secondo tempo, però devo dire che oggi più che mai mi è sembrato molto ma molto concreto ed efficace negli ultimi 16 metri, soprattutto nel primo tempo, due volte affondato e in entrambe le occasioni ha trovato il gol, sei d'accordo? Sì, no, ma per quanto riguarda la gestione della palla, vedi qua, mi verrebbe naturale e spontaneo fare una critica al mister Zeman, se si può, sempre alzando le mani. Mi meraviglia il fatto che abbia quasi sempre fatto giocare Koulibaly a discapito di questo ragazzo che comunque palleggia, qualità, anche lui gamba, è anche lui un buon recuperatore di palloni, però a differenza del suo collega è un ragazzo che comunque sa gestire bene la palla, sa i tempi di gioco, non sbaglia le giocate, quindi questa cosa qua di Koulibaly sinceramente ogni tanto non l'ho capita.
Assolutamente, sì, se si può trovare, sì, magari sempre alzando le mani, con tutto il rispetto, ma sarà d'accordo anche il boemo, perché no? Allora, queste sono le immagini del prepartita. Possiamo andare a vedere quello che è successo a Libero Liberati di Terni, 2 minuti e mezzo, le fasi salienti di questa partita. Pescara 3, Ternana 0, ripetiamo i gol di Macin, Mancuso, nona rete stagionale per l'ex San Benedettese, e poi Capone che ha segnato il suo 6° gol in campionato, ha spezzato un lunghissimo digiuno che si protraeva dal mese di novembre. Vediamo. Vittoria pesante, netta, assolutamente preziosa in chiave salvezza. Terni, il Pescara cala il tris senza subire gol. La prima volta che accade con Pillon in panchina. Prova inappuntabile sul piano tattico e della gestione. Fiorillo inoperoso, Pescara mai in difficoltà, sempre pronto a colpire. Soprattutto concreto negli ultimi 16 metri. Gravion preferito a Fornasier, Crescenzi a sinistra. Capone nel tridente d'attacco completato da Mancuso e dall'ex Pettinari. Per contro Umbri schierati dall'ex De Canio secondo i canoni del 4-3-1-2. Tremolada nella terra di nessuno alle spalle del tandem Montalto-Carretta. Reparto avanzato molto temibile ma annullato e mai pericoloso in virtù di un'ottima prestazione in fase di non possesso. Al primo fondo i biancazzurri sbloccano il punteggio. Cross di Balzano, svarione di Gasparetto, guizzo di Pettinari, invito basso, scivolata improvvida dell'ex Andrea Paolucci, di fatto un cadeau involontario per Macin che ringrazia. 1-0 Pescara, secondo sigillo in tre gare per il guineano di origini spagnole, ex Brescia di proprietà della Roma. Ternana assai involuta rispetto al derby di Perugia, incapace di reagire. Tegola per De Canio, Montalto capò, al suo posto Piovaccari. Spietati, Brugman e compagni ne approfittano. Dai e vai Pettinari, spira Capone contratto da Defendi. Al posto giusto, nel momento giusto, Leonardo Mancuso che gonfia per la seconda volta la rete avversaria. Nono gol stagionale per l'ex San Benedettese dopo la splendida tripletta di domenica scorsa. Nel frattempo fuori Balzano, causa stiramento, entra Fiamozzi. Ripresa tra gli Umbri, Vitiello per Angiulli. De Canio si affida alla 4-2-3-1. Defendi a centrocampo, esterni Statella e Carretta. Tremolada a ridosso di Piovaccari. Tanta confusione. Il Pescara abbassa i ritmi, gestisce con autorevolezza il possesso palla e sfrutta gli spazi lasciati da un avversario in palese affanno, addirittura in 10 negli ultimi 25 minuti per l'infortunio corso a Gasparetto. De Canio aveva infatti già effettuato tutte le sostituzioni. Nel Pescara Bonino rimpiazza Pettinari, Mancuso invece è rilevato da Baez che timbra il palo con Sala battuto. Preludio tuttavia al tris, combinazione tra Valzania e Capone che spezza un digiuno lunghissimo. Non segnava dal 18 novembre. Festeggia così il compleanno numero 19, beato lui, 6° gol in campionato per il talentino dell'Atalanta e tutti a casa. Ora la salvezza è davvero ad un passo. Prima della pubblicità, della prima pausa, allora rivediamo la classifica, perché davvero la salvezza è un passo, cioè il Pescara a questo punto dovrebbe suicidarsi, detto tra noi, perché in questo momento ha 4 punti di vantaggio sui play-out, sulla zona calda, ma attenzione allo scontro diretto a favore con l'Avellino, perché l'Avellino è stato battuto in casa 2-1 e c'è stato poi il pareggio in esterna in terra irpina. Col Novara ha vinto in casa, deve ancora affrontare il Pescara il Novara in trasferta, lo farà tra due partite, quindi diciamo che ormai, no, è quasi fatta, dai Vincenzo, è fatta. No, io sono non mi piace questo. Se la prima in classifica in Serie A, che fra poco entrerà in campo contro l'Inter, ha perso 6 punti verso la seconda, il calcio è strano, io non mi fido. Ribadisco, sono d'accordo con Pillon, concentrati, assolutamente concentrati. Sì, vabbè, ho capito, ma lui fa l'allenatore e deve dire queste cose. Io sono d'accordo, sono scaramantico, abbiamo veramente vissuto delle situazioni, lo ripeto e lo ribadisco, abbiamo sofferto veramente tanto e abbiamo rischiato veramente tanto. La Serie B per Pescara, per... Quindi calma e sangue freddo, assolutamente, insomma, prudenza, la prudenza di Vincenzo Cilli, non so se è d'accordo Fabio, da ex calciatore. Beh, sì, la prudenza è sempre bene predicarla, però come hai detto bene tu,
sono più propenso alla tua tesi rispetto a quella di Vincenzo. Cioè ci vuole un suicidio adesso, insomma. Se... Sì, basta anche fare un po' di calcoli cercare di accontentarsi in alcune partite. Quindi penso paio di punti e la salvezza sia matematica. Razionalmente avete ragione, perché io mi sono visto il calendario delle ultime quattro partite delle altre. E hanno tutte un calendario difficilissimo, perché incontrano le prime o ci sono appunto scontri diretti. Però... No, è vero che il Pescara adesso ha altri tre scontri diretti, no? Tra l'altro, anzi, due ravvicinati, perché giocherà col Cesena martedì alle 15, lo ricordiamo ancora una volta, turno infrasettimanale, poi il sabato successivo, sabato 5 maggio, a Novara. Il sabato poi 12 maggio, Pescara-Ascoli, e chiuderà a Venezia domenica, credo che si giochi, domenica al 18 addirittura, quindi il venerdì, si chiude il venerdì il campionato di Serie B a Venezia, Venezia che comunque... teoricamente è ancora in corsa per la promozione diretta addirittura, quindi sono quattro partite difficili, però adesso insomma sono anche quattro punti di vantaggio sui playout con una squadra che sta migliorando vista d'occhio. Diciamo così, se martedì battiamo il Cesena a quel punto sarò più tranquillo. Questo sì, perché poi si arriverebbe a quota 48, che poi la base per la salvezza, almeno quella indicata come numero da Pillon ha detto 48-49 punti, a 48 io credo che si possa essere al sicuro, però insomma c'è tempo per fare i calcoli. Ora dobbiamo andare in pubblicità, linea al nostro Roberto Kirchi. Beh, torniamo in diretta da studio, notizia del pomeriggio di oggi: Zamparini non ha resistito dopo la batosta subita dal suo Palermo a Venezia ieri 3-0 in uno dei due anticipi, ha destituito dall'incarico il tecnico Bruno Tedino, al suo posto è arrivato Roberto Stellone. 40 anni, 41, sì, del 77, quindi 41 anni, Roberto Stellone, il nuovo allenatore del Palermo, ultime quattro partite da qui alla fine del campionato. Insomma, il Palermo è in un momento non propizio sul piano dei risultati, è vero, aveva battuto l'Avellino nel precedente turno di campionato, ieri però una brutta partita a Venezia, uno scarto pesantissimo, 3-0 il verdetto finale. Tra l'altro il Venezia ha anche sfiorato ripetutamente il quarto e anche il quinto gol. Allora alle 20:32 facciamo così, andiamo ad ascoltare subito Beppi Pillon a fine partita, le sue dichiarazioni più significative, naturalmente rende giustizia, come ricordava poc'anzi Vincenzo Cilli, al lavoro fatto dal suo predecessore, ovvero Zdenek Zeman. Gliene diamo atto, ci serviva proprio una persona esterna per sottolineare i meriti di Zeman, una cosa incredibile quello che succede spesso, però insomma lo ha fatto Beppi Pillon, gliene diamo atto, ma lo aveva già fatto in realtà nelle precedenti settimane, anche quando ha realizzato la prima intervista proprio al sottoscritto dicendo bisogna ripartire dall'atteggiamento di Cittadella, la partita che io ho visto dal vivo perché sono di quelle parti e mi piacque tantissimo quel Pescara, bisogna ripartire da quelle certezze, infatti è ripartito dal 4-3-3, naturalmente ha adottato qualche accorgimento, un Pescara sicuramente più equilibrato, un Pescara che ha ritrovato con frequenza, dobbiamo dire, la via del gol, perché ha già segnato 10 reti nelle ultime 5 partite, dunque 2 gol di media partita, una cosa che non accadeva dall'inizio del torneo. Ma se poi vogliamo, crea molte occasioni da gol, sì, al di là dei gol. Ecco, se vogliamo fare proprio un appunto, andare a trovare la pagliuzza, no? la cosa un po'... sul 2-0 ci sono state diverse occasioni da gol clamorose. Oggi per fortuna avevamo appunto siamo stati abbastanza un pizzico fortunati, perché altrimenti un gol della Ternana, tu non finalizzi e non concretizzi le tue occasioni da gol, basta un gol della Ternana per riaprire la partita. Vabbè, anche è vero che la Ternana ti ha fatto il solletico, insomma non c'è mai arrivata. Fiorillo ha fatto un solo intervento a fine partita, tra l'altro coprendo benissimo il palo, quindi non era neanche un'occasione clamorosa quella creata dalla formazione umbra, credo con Finotto entrato in corso d'opera, ex attaccante della Spalla. Allora possiamo staccare con le immagini, Roberto, e andiamo ad ascoltare Pillon. Mi ha fatto bene nel giro palla, mi ha fatto molto bene anche nel primo tempo nell'aggressione, noi li abbiamo fatti ragionare e questo è stato molto importante. Poi bene la linea difensiva che chiudeva bene e nello stesso tempo accorciava bene gli spazi, perciò un lavoro di squadra che è venuto fuori bene. Per la prima volta devo dire che non abbiamo subito gol e questo è già un fatto importante. Questa è una squadra che ha nel suo DNA la fase offensiva,
e credo che questa sia una grande cosa. È chiaro che bisogna migliorare sotto l'aspetto difensivo, piano piano stiamo facendo dei progressi, anche nella gestione della partita oggi è stata fatta nel miglior modo possibile rispetto a domenica contro lo Spezia, devo dire che abbiamo tenuto bene il possesso palla, le abbiamo sfiancati da quel punto di vista, devo dire che è stata una prestazione ottimale, perciò bene, ma pensiamo alla prossima. Poi per quanto riguarda la preparazione è vero, Zeman lo conosciamo tutti, sa come lavora fisicamente le squadre, sta sempre bene, perciò è anche merito suo se la squadra corre in questo momento, perciò chiaramente non posso togliere assolutamente anche i meriti del maestro, perché per me è sempre stato un maestro e sarà sempre un maestro per me. Io adesso sono concentrato sull'obiettivo. Devo raggiungere assolutamente l'obiettivo della salvezza il prima possibile, perché per il Pescara, per i tifosi, per la società è un patrimonio, perciò questo è il valore assoluto al di là dei discorsi personali che valgono fino a un certo punto. Per me è importante che Pescara si salvi, poi se le nostre strade continueranno assieme, io sto molto bene a Pescara, però questo è un discorso che adesso non lascia il tempo che trova, l'importante è raggiungere l'obiettivo, che è una cosa importantissima per tutti noi. Una grande persona, Fabio. Beh sì, a me piace, si è posto subito bene, al di là poi dei risultati che ho ottenuto, però una persona la pesi anche da come si pone davanti alle telecamere. Lui, certo. Lui mi è piaciuto sin da subito, perché comunque è entrato, come dicevo prima, in punta di piedi, nonostante ha fatto un certo tipo di carriera, non è l'ultimo arrivato, comunque ha espresso degli anni un bel calcio in piazze importanti di Serie A, quindi il fatto che lui riconosca che c'è stato un predecessore che ha lavorato bene denota grande umiltà e non fa mai male. Poi il gruppo secondo me apprezza queste cose, si rende conto che ha una persona in gamba e quindi magari ti dà pure qualcosa in più quando è in un momento di difficoltà. No, infatti, poi tu da ex calciatore te ne intendi, perché hai avuto tantissimi allenatori, no? Se un tecnico ti parla in modo leale, anche tu giocatore sei disposto magari a gettarti nel fuoco, certo. Pur di arrivare alla causa, no? Certo, io penso che le qualità di un tecnico, al di là di quello che propone, sia la gestione di un gruppo e come ti poni dinanzi ai tuoi giocatori. Certo. Lì la differenza è tutta lì. E perché poi penso che in Italia ci sono 55 milioni di allenatori, no? Lo possiamo fare tutti, ce lo fa Daniele Astolfi. Che salutiamo, che noi scherziamo Daniele. È una battuta, no, intendevo dire che la differenza la fa come tu ti rapporti alla squadra, se sbagli a parlare, se sei incoerente, se hai due pesi, due misure, la squadra piano piano ti delegittima. Ha saputo toccare le corde giuste, pronti via, e poi ci ha messo molto di suo sicuramente Beppe Pilon, tra l'altro tornando alle dichiarazioni rilasciate a fine partita proprio su Zeman, perché non tutti gli allenatori sono inclini a dare dei meriti ai predecessori, no? Anzi direi che questa è una rarità. Sì, anche se poi in questo mondo, come del resto in tanti altri settori, ci vuole secondo me rispetto e considerazione, perché insomma tu arrivi a campionato già, insomma mancano due mesi e di fronte hai subito partite importanti contro squadre del calibro di Palermo, di Bari, certo. Quindi insomma è veramente difficile, anche perché, ripeto, vieni da una situazione, vieni da un mese, vieni da 40 giorni in cui le prestazioni sono state quelle che sono state, non accompagnate poi da risultati. Poi ambiente depresso, e quindi pesante. Quindi Fabio, da ex calciatore, da uomo esperto qual è, ha detto cose assolutamente condivisibili. Uomo umile che si è messo a disposizione della squadra, che ha saputo anche instaurare, farsi apprezzare anche dai tifosi, no? Cioè. E i risultati accompagnati da buone prestazioni. Sì, a questo punto, se togliamo la partita di Vercelli e sappiamo anche lì com'è andata, una squadra che ha tenuto il campo in 10 contro 11 per 83 minuti. Sì, diciamo che l'inizio e la fine da cancellare, perché nel mezzo invece il Pescara in 10, no, ha subito gol, ha reagito e anche sfiorato ripetutamente nel secondo tempo il gol del vantaggio. A proposito di queste partite della gestione Pilon,
Villon, secondo me mancano alla classifica del Pescara almeno 3 punti. Certo. I due dell'esordio di Palermo, rigore fallito da Brugman, che ci può stare, però lì al di là del rigore, che è stata l'occasione più nitida, come anche quella di Pettinari, una sorta di rigore in movimento in quella partita, il Pescara ha dominato l'avversario sul piano del gioco, e poi appunto il pareggio di Vercelli, che sembrava cosa fatta a pochi minuti dalla fine, no Fabio? Sì, sì, sono d'accordo. A Palermo ho visto veramente una squadra che meritava, strameritava di vincere. Poi purtroppo i rigori si sbagliano. Certo. E chiaramente con quei due punti in più potevamo già dire che eravamo... Era fatto. Sì, salvi, quasi matematicamente, però... guardiamo il bicchiere mezzo pieno, nel senso che è una squadra che ha sempre tenuto bene il campo, pure a Vercelli io penso che ci sono state delle critiche eccessive, perché poi giocare una partita in 10 non è mai facile, certo. La squadra ha fatto bene secondo me quella partita, sì, certo. Io penso che il Pescara di Pillon non abbia mai sbagliato partita, poi se un giocatore si fa espellere dopo 10 minuti le colpe dell'allenatore sono relative. Sono molto relative, no? Sono i classici episodi che possono determinare, esatto, il corso degli eventi, e ciò nonostante il Pescara è riuscito a reagire, no? Alle avversità. Vogliamo dire, aggiungere Massimo, che ho apprezzato moltissimo l'arbitraggio di Nasca e sì, l'arbitraggio anche contro lo Spezia, perché se così non fosse stato la finta, no, del... Lopez, bravo, hai capito già dove voglio arrivare, si è tuffato in aria, sì, magari con un altro arbitro, insomma abbiamo assistito anche in Champion a episodi veramente clamorosi, infatti noi non possiamo assolutamente lamentarci della nostra categoria arbitrale quando poi avvediamo degli arbitri in Champion dove le partite valgono milioni e milioni di euro, insomma... destinare, stabilire qual è il destino di una squadra o meno, insomma, quindi ho apprezzato molto l'arbitraggio, ecco, se avremo un arbitraggio onesto, leale, corretto nelle ultime 4 partite, poi con una squadra con questo atteggiamento soprattutto, sì, siamo, certo, diciamo che siamo abbastanza tranquilli, però dobbiamo essere concentrati. Assolutamente, vogliamo vedere di nuovo come si sono schierate le due squadre, no? Facciamo vedere intanto il Pescara, perché effettivamente oggi Pillon, Fabio, è stato costretto ad ovviare a diverse assenze, soprattutto nel cuore del reparto arretrato, e non erano assenze così leggere, per così dire, perché mancava Coda per squalifica, Campagnaro, vabbè, campionato finito, Bovo non è ancora pronto, però lo potrebbe essere nelle prossime 2 partite, e poi erano indisponibili anche Falco, Proietti e Mazzotta, ma soprattutto nel cuore del reparto arretrato c'erano parecchie defezioni. È stato scelto Gravion, tra l'altro Fornasera non era al meglio perché si è allenato pochissimo in settimana per un fastidio al ginocchio. La prestazione di Gravion è stata una prestazione positiva. Ma io sono d'accordissimo con te, questo ragazzo, al di là che non è che la Ternana nel reparto avanzato oggi fosse granché ispirata, questo però sì, è stato attento, è un ragazzo che comunque ha forza, sta migliorando nella lettura. È stato sfortunato che quella partita dove ha avuto 2 episodi negativi, partita di Cittadella famosa, esatto, là mi si è un po' tirata la croce addosso, come giusto che sia, perché ha fatto 2 errori determinanti che hanno caratterizzato il risultato. Però credo che ho sentito pure le parole di Pesoli, che comunque è stato, sì, un difensore di discreto livello, ne ha parlato bene, quindi secondo me è un ragazzo che potrà fare qualcosa di importante. Tra l'altro prima partita da titolare sotto la gestione Pillon per Gravion, questo francese che arriva dall'Inter, un'esperienza nel Benevento, proprio inizio campionato, un paio di gettoni di presenza sino a gennaio e poi il trasferimento in riva all'Adriatico, un classe 98, quindi stiamo parlando di un ragazzo molto giovane come lo è Capone, che veniva da un periodo diciamo così non facile, certo, sotto tutti i punti di vista, però ricordiamo, ricordiamoci sempre che questo è un ragazzo che oggi ha compiuto 19 anni, sì, che ha disputato una prima parte di stagione, secondo me, al di là no, delle più rosee previsioni, 5 gol, è stato spesso decisivo, e poi è arrivato un momento in cui purtroppo ha accusato, magari ha fatto fatica, ha accusato anche questo salto triplo, se vogliamo, no? Perché non c'è stato un passaggio intermedio nella carriera di Capone, veniva dalla primavera dell'Atalanta, d'accordo, è uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano in quel ruolo, ma non ha fatto un passaggio intermedio che può essere una Lega Pro, certo, no? Del quale lo stesso Gasperini aveva parlato veramente molto bene e aveva tessuto le sue lodi.
Contro lo Spezia, quando è entrato al secondo tempo, sicuramente non ha fatto una buona prestazione, ma oggi assolutamente superlativa, come del resto quella di quasi tutti i calciatori. Forse oggi quello che ha sofferto un po' più sarà stata la temperatura così elevata, il tasso di umidità. Balzania, che tra parentesi si è fatto ammonire, adesso non vorrei, questo io onestamente non so se fosse diffidato, perché si è fatto che lui aveva già subito la munizione a fine partita con lo Spezia e lì ha rischiato il rosso, certo. Dobbiamo essere sinceri, quell'entrataccia su Granoce se la poteva risparmiare. E a noi tifosi è piaciuta poi tra parentesi moltissimo, abbiamo apprezzato la sua dichiarazione post partita, quando ha detto: no, io quel fallo l'ho fatto per far capire che aria tira a Pescara non vengono assolutamente per andare al mare o per farsi una passeggiata, ma devono sapere che qui a Pescara si lotta. Non credo fosse molto d'accordo Pillon, però alla fine è andata bene, anche perché poi vedi, oggi è stato ammonito di nuovo, quindi non vorrei fosse in diffida, perché Balzania insieme a Brugman, che sta ultimamente giocando veramente molto bene, e Machin hanno dimostrato di essere veramente un ottimo centrocampo. Ecco, abbiamo parlato di diversi elementi, parliamo anche di Pettinari, Fabio, no? Perché è stato spesso criticato dall'opinione pubblica, dai tifosi, anche da noi giornalisti, ci mettiamo anche noi di mezzo, però in realtà Pettinari è un giocatore preziosissimo per qualsivoglia squadra, è uno che davvero fa giocare la squadra in un certo modo, attacca lo spazio, fa salire i compagni di squadra, difende palla e segna anche gol, perché ne ha fatti 13 quest'anno, non sono pochi per uno come lui. Beh, cos'altro aggiungere? Cioè, generoso, hai detto questo. Tutto tu. No, al di là della generosità, io credo che un attaccante con queste caratteristiche lo vorrebbero tutti gli allenatori, perché poi al di là della finalizzazione, che comunque è l'elemento principale per un attaccante, e poi alla fine si giudica per i gol che fa, però è un attaccante che fa giocare veramente la squadra, certo. Perché è bravissimo nel venire incontro e appoggiarsi, e poi comunque sa anche attaccare lo spazio, ha una tecnica importantissima, e sbaglia difficilmente una scelta di gioco, comunque ti crea superiorità numerica quando si porta sull'esterno, perché ha dimostrato un sacco di volte che sa saltare l'avversario. Come no? E quindi criticarlo chiaramente ci sta, però a me piace tanto. Assolutamente, io dico sempre, bisogna fare una statua a Pettinari, perché non aveva mai segnato così tanto in carriera, soltanto 9 gol nella stagione 2013-2014 in B con Drago, quest'anno si è superato, è arrivato a quota 13, ma fa giocare bene la squadra, no, sicuramente. Fabio ha perfettamente ragione, oggi 2 assist, 2 gol, contro lo Spezia il calcio di rigore è stato provocato da lui, il gol di Mancuso, assist di Pettinari, quindi Fabio ha perfettamente ragione, ma tante squadre credo a partire dalla stessa Ternana. Cioè difficilmente si può rinunciare a un giocatore come Pettinari, perché è un giocatore, a parte la generosità come diceva Fabio, è un giocatore che fa giocare in un certo modo la squadra, e ha anche una buonissima qualità, ha messo lo zampino nei 2 gol del Pescara, li vogliamo rivedere. Roberto, questo è il palo colpito da Baez in corso d'opera, tra l'altro Baez e Bonino sono entrati bene in partita nel secondo tempo. Allora, eccolo qui, questo è il gol del vantaggio, qui vabbè ha fatto qualcosa di meglio di incommentabile Gasparetto, poi è stato molto bravo Pettinari, lo spunto, palla in mezzo, sfortunato diciamo così Andrea Paolucci, ex della partita, praticamente un assist involontario per Machin che ne ha approfittato, però è stato molto bravo Pettinari nella circostanza, no Fabio? Beh, là è andato via al difensore con un passo quasi da esterno, non da prima punta, perché da fermo gli ha dato 2 metri, cioè, vuol dire che ha anche forza fisica. Senti, qui che cosa ci dispiace per Andrea Paolucci, che l'ex ha giocato 3 partite nel Pescara di Sarri 2005-2006 prima di trasferirsi alla Fiorentina. Qui era sbagliata secondo te la postura di Paolucci? Beh, sicuramente un giocatore della sua esperienza deve sapere che dietro di lui c'ha un compagno di squadra e non un avversario, quindi se una palla dove lui non può arrivare, la lettura è stata nettamente sbagliata, la deve lasciare scorrere. Certo. È una palla che poi il 3, che non so nemmeno chi sia, può stoppare e giocare in avanti. Fa falli, sì, infatti, hai ragione. Cioè, diciamo che c'è un giocatore a questi livelli non è stato lucido nel momento in cui vede la palla avvicinarsi, deve aspettarsi che possa passare dalle sue parti e sapere chi c'ha vicino. La cosa
più importante. Era completamente sbilanciato, no, Vincenzo? Quelle categorie ci stanno per queste cose. Poi magari se vai nei dilettanti ne vedi tanti di questi gol, perché uno non c'ha la prontezza di testa di magari accorgersi chi c'ha vicino, ma in Serie B è difficile accettare un errore. Ecco, magari in Serie D può capitare, però non ti castigano. Poi in Serie B invece sì, è una cosa diversa. Adesso sbagliare un gol da 5 metri è difficile. No, infatti, questo è vero. Pure noi lo facciamo là al campionato nostro, no? Questo è vero. Allora, questo è il primo gol. Vediamo anche il secondo gol del Pescara. Qui c'è un da e vai, insomma, Capone, bravo ad appoggiare la palla a Pettinari, che poi lo fa filtrare tra le linee, tra le maglie della difesa rossa. Verde, un grande assist, e poi il resto, insomma, anche qui c'è un misto di, se vogliamo, un mix di casualità, no? Perché Capone conclude, viene contrato da Defendi ed è stato bravissimo Mancuso a seguire tutta l'azione. Qua no? Non vedo errori tecnici. Defendi è andato a contrasto sperando di evitare il gol e la palla poi. No, Defendi è stato bravo. Poi semmai Statella non ha seguito Mancuso. Guarda lì, Statella. Che purtroppo vedi? Capita di ci speri che salvi il tuo compagno. Infatti. Però Mancuso è stato opportunista e molto bravo. Se no, posso gol. Fare una battuta, come mi no? Sembra la classificazione zemaniana. Sì, c'è stato un taglio, la punta che è venuta taglio fuori. Sì, assolutamente. Beh, ma del resto, insomma, Pillon, io non voglio far arrabbiare gli anti-zemaniani, questo è un dato oggettivo. Pillon ha detto in conferenza stampa a fine partita, al microfono del nostro inviato Enrico Giancardi, che continuiamo a ringraziare per l'ottimo lavoro svolto, che questa squadra ha nel DNA il gioco d'attacco. Infatti ha dimostrato. È l'ennesimo riconoscimento, mi pare, no? Assolutamente sì. Infatti, questa stessa squadra, prima dell'arrivo di Pillon, ha dimostrato, quando pretendeva di chiudersi e di fare una partita accorta, difensiva, mantenere il risultato, di non saperlo fare, di non essere in grado di fare. Comunque hai detto bene, lo sai che adesso ci ho riflettuto, vero Fabio? Questo è proprio uno schema tipico del maestro, perché scarico e attacco della profondità, certo, no? Certo. Sì, nel momento in cui la palla dall'esterno viene giocata direttamente sulla prima punta, poi sono gli altri due esterni che devono tagliare. E Caponi in questo chiaramente. Se invece l'esterno avesse portato palla e avesse proseguito la corsa con la palla tra i piedi, Zeman avrebbe voluto che Pettinari si buttasse tra i due centrali. È chiaro. Però gliel'hanno data di prima e lui è stato bravo a venire fuori e l'ha imbucato. Di solito magari si imbuca dalla mezzala, invece è stato bravo lui che è riuscito con un passaggio filtrante a metterla subito dentro. Ciao, possiamo sintetizzare dicendo, ma lo ripetiamo ormai da tante settimane, Pillon è stato molto umile, ha avuto il buon senso di ripartire da quanto di buono in realtà tanto fatto e lasciato in eredità da Zeman, e naturalmente ci ha messo poi molto di suo, perché la squadra è equilibrata, la squadra riesce anche a non subire gol come è accaduto oggi, a non soffrire mai, anche questo è un dato da sottolineare, perché oggi Fiorillo è stato inoperoso. Certo, ma crea anche, come ho detto prima, tante occasioni da gol. Oggi è vero che giocavamo con la squadra che aveva il quarto miglior attacco della Serie B, ma 58 gol, altresì ha anche la peggiore difesa della Serie B, e quindi siamo stati veramente bravi nel gestire la partita per 93-94 minuti. Non mi sembra proprio un dettaglio, e con questo spirito, con questo piglio potremo affrontare martedì il Cesena, che è una squadra scorbutica, che fa della velocità con Yalov, con i suoi attaccanti, che insomma, ecco, il Novara, Puskas, quindi insomma, e poi anche una squadra anche fisica oggi. Certo, e Castori è un allenatore che certamente non scopro io, ma insomma, assolutamente di assoluta esperienza. Allora facciamo così, ci fermiamo per la seconda volta, poi ascolteremo anche De Canio, che a fine partita si è intrattenuto a colloquio con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Naturalmente è stato punzecchiato dai colleghi, no? Per capire ma che cosa è successo. Precedente. C'è stato il sorrisino di De Canio, ma poi tra poco ascolteremo. Linea a Roberto Kirchi. Le 20:58 per la precisione, in diretta da studio con Vincenzo Cilli e Fabio Ferraresi. È cominciato da circa 15 minuti, il derby d'Italia, Inter-Juventus 0-0, mi dicevi. Sì,
0-0, magari chiediamo a Roberto se ci può dare qualche immagine mentre parliamo. La Roma nel pomeriggio, nell'anticipo, ha battuto 4-1 il Chievo. Chic, doppietta di Dzeko, ma attenzione sul 2-0, Inglese ha sbagliato un calcio di rigore, poi El Shaarawy ha fissato il risultato, ma all'88esimo ha accorciato le distanze, gol inutile, lo stesso Roberto Inglese. Dunque Roma batte Chievo 4-1, l'Inter sta pareggiando 0-0, ma la partita è appena cominciata. Chi vince lo scudetto, secondo voi? Napoli. Napoli? Dipende da questa sera. Assolutamente, no? Sì. Quindi il Napoli avrà vita facile domani a Firenze? No, vita facile no, però se la Juve non vince a Milano stasera, il Napoli può farcela. Capito, però la Juve ha sempre un punto di vantaggio. Capito. Cioè, il Napoli poi domani dovrebbe vincere vince a Firenze. Vince a Firenze, vabbè, insomma, penso che... Le motivazioni sono talmente tante. Tu dici, può contare sul risultato di questa sera, si potrebbe caricare ulteriormente. Secondo te, Fabio? È difficile fare un pronostico, però sarei contento se lo vincesse il Napoli per il calcio che sta esprimendo da 2 anni a questa parte. Vero, questo è vero. Dobbiamo sottolineare i meriti di Maurizio Sarri. Un allenatore che veramente è partito da niente, dalla prima categoria, e per arrivare a questi livelli bisogna essere veramente un fenomeno, e credo che lui lo sia, perché ha sempre proposto un calcio veramente a 3000 all'ora, di conquista della palla altissimo, un palleggio tra le linee, esterni sempre dentro. Si è inventato Mertens prima punta perché magari ha avuto pure delle necessità, però un allenatore... Sì, dopo l'infortunio di Milik, sì. È un allenatore che meriterebbe questo sono premio. Sono d'accordo, e fondamentale, io l'ho sempre detto, la gavetta. Secondo me l'allenatore che fa la gavetta prima o poi arriva. Se non fai la gavetta, hai... No, insomma, ma poi ha giocato senza Gulam, che è uno dei più forti esterni in assoluto europei. E se il Napoli avesse avuto la panchina della Juve, insomma... Certo. Quindi i meriti, come giustamente ricordava Fabio, i meriti sono veramente tanti da additare a Sarri. Assolutamente. E comunque è un finale davvero avvincente. Intanto prendiamo l'aspetto positivo, che finalmente non è un campionato chiuso a gennaio. Sì, questo è vero. Beh, come è successo fino a anche nella lotta Champion, c'è una lotta a tre squadre veramente bellissima. La tua Roma oggi è tornata alla vittoria la delusione con Liverpool. Vabbè, è importante già essere arrivati in semifinale. Delusione tra virgolette, ha incassato più di 80 milioni, certo. Quindi per la speranza per il ritorno, quindi non ce ne sono. Per me assolutamente no. Discorso Liverpool ha dimostrato di essere molto più forte. Poi certo, il tifoso, la speranza è l'ultima a morire, ma bisogna essere realisti. Il realismo di Vincenzo Cilli per te invece, Fabio? Bisogna, insomma, si può sperare in questa rimonta? Scusami Fabio, lo motivo. La Roma ha perso 4-1 a Barcellona, ma non aveva meritato sul campo di perdere 4-1. Assolutamente. La Roma a Liverpool per un'ora non è esistita sul campo. Questo sì. Ecco. Scusami Fabio. No, prego, figurati. No, io dico che le rimonte sono tutte possibili, però a differenza della partita col Barcellona, cioè sono due squadre nettamente diverse. Il Barcellona è una squadra che la Roma ha attaccato sin dal primo minuto, giocando una partita veramente molto speculativa, ma non avendo di fronte una squadra che poi, lasciandogli anche campo, potesse colpirti in contropiede. Invece il Liverpool verticalizza. Quello che dovrebbe fare in teoria con Liverpool, che sarebbe più o meno lo stesso tipo di partita, lo metterebbe di fronte a un rischio grossissimo, che è dare 30-40 metri di campo ai due attaccanti. Però i due gol segnati nel finale danno un senso alla partita di ritorno. Questo è poco ma sicuro. Si possono provare a tenere aperta, accesa una fiammella, però io credo che il Liverpool, come avrà un po' di campo, gli farà gol. Speriamo di no, vedremo quello che accadrà. Allora, andiamo a leggere il post di un amico che ha scritto sulla pagina Facebook Rete 8 Sport, e poi ascolteremo Gigi De Cagno, ex stimatissimo in Abruzzo, soprattutto a Pescara, perché ha sfiorato, ricordiamo tutti,
Io praticamente ho raccontato quell'anno tutte le partite, 98-99, ha sfiorato di un punto la Serie A, che avrebbe meritato quel Pescara, tra l'altro subentrando la terza giornata a Francesco Giorgini, in realtà dalla quarta, perché la terza giornata in panchina, diciamo che De Canio vide la partita dalla tribuna, Pescara-Atalanta 1-0, il rigore molto generoso, poi trasformato da Gelsi, se non vado errato, e in quella stagione fece benissimo Mauro Esposito, il primo campionato professionista, credo 13-14 gol, era giovanissimo, aveva 19 anni. Tullio Di Rita, buonasera, bisogna riconoscere giusti meriti a mister Pillon, che ha saputo toccare le corde giuste dei ragazzi ottenendo subito risultati sul campo, senza però dimenticare che buona parte del lavoro atletico va riconosciuto a mister Zeman, che ha saputo dare un'ottima preparazione ai giocatori. Alla luce dei risultati di oggi credo che la quota salvezza si sia leggermente alzata, restando però sotto 50 punti. Mi piacerebbe avere un parere da parte di Vincenzo Cilli, che saluto, grazie e buonasera a tutti. Grazie a te Tullio, abbiamo in realtà già parlato di questo, però puoi ripetere in sintesi saluto il tuo pensiero. Saluto Tullio, ma sono d'accordo con lui, la quota salvezza secondo me sarà sui 48-49 punti, ma l'abbiamo già detto. Ora gli scontri diretti, a proposito, lo abbiamo già detto prima, già martedì ce ne saranno due. Sì, Entella Ascoli. Bisognerà vedere questo Ascoli che va a vincere a Cremona, che pareggia 2-2 in casa col Perugia. Entella Ascoli e Cremonese Novara sono i due scontri diretti. E secondo me si abbassa invece la quota salvezza. Questo è il mio modesto. Dipende dai risultati, perché se il Novara vince a Cremona e se Ascoli non perde a Entella. Ho capito, però due squadre però rimangono sotto. Questo è vero. Questo è vero. Comunque, meglio farli i punti. Questa è la classifica, grazie a Roberto Cherchi. Il Pescara 45 punti, una posizione direi in questo momento di privilegio per come erano messe le cose sino ad un mese fa, più 4 su Novara e Avellino, con lo scontro diretto a favore nei confronti dell'Avellino e praticamente quasi anche col Novara, perché è stato battuto 1-0 in casa con un grandissimo gol, lo ricorderete tutti, di Gaston Brugman, era il mese di dicembre. Allora facciamo così, andiamo ad ascoltare Gigi De Canio. Siete partiti forti i primi 10 minuti, però poi il Pescara ha controllato bene. Cosa non ha funzionato? È stato molto merito del Pescara, perché è stato bene in campo, è stato molto aggressivo, ci ha impedito di giocare e ha palleggiato bene. E quindi noi quando andavamo poi alla riconquista della palla, loro riuscivano a deludere il nostro pressing, e quindi noi anche in una giornata di caldo così afoso, con la necessità che avevamo di dover vincere a tutti i costi, direi che siamo andati in difficoltà. Poi quando siamo andati sotto ci siamo assolutamente innervositi e disuniti. Abbiamo visto parlare lungamente qualche minuto fa con il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Sì, ci siamo salutati cordialmente, abbiamo chiarito un equivoco nato qualche anno fa tra di noi, che diciamo ci aveva anche un po' allontanati. Ecco. Possiamo sapere quale equivoco? Beh, sono cose un po'... Non calcistiche in senso stretto. Sono cose personali. Avete chiarito comunque? Sì. È stimatissimo in Abruzzo, a Pescara naturalmente. Mi dice il ricordo più bello che ha di Pescara? Uno. Ma sono tante le emozioni che ho vissuto, ma tante, dovrei raccontarle tante cose. In Abruzzo comunque sono sempre stato benissimo per la natura della gente, e quindi è un posto che quando ci torno, quando mi ci trovo, lo faccio sempre molto, ma molto volentieri. È riuscito a respingere le provocazioni dei colleghi Gigi De Canio, col sorriso naturalmente. Tra l'altro io De Canio lo ricordo perfettamente, perché agli albori della sua carriera, ecco perché parlo di gavetta, che secondo me è fondamentale. Io ero un altro emittente, seguivo la Serie D, un campionato in cui c'erano 7-8 formazioni abruzzesi, era il 92-93, e De Canio allenava il Pisticci.
la sua prima squadra, la squadra lucana, fece molto bene in quel campionato, era giovanissimo, perché stiamo parlando di 25 anni fa, e poi abbiamo visto insomma la sua carriera, è arrivato ad allenare l'Udinese, il Siena, insomma squadre importanti del nostro campionato. E comunque in bocca al lupo a Gigi De Canio, perché sinceramente aveva rilanciato le quotazioni della Ternana nelle ultime 4 partite prima di affrontare il Pescara, 3 vittorie ed un pareggio, poi una macchina da gol lì davanti, Montalto, questo giocatore che ha compiuto 30 anni proprio lo scorso 6 aprile, ha trovato una stagione, no? Un'esplosione incredibile, Fabio, perché questo è un ragazzo, sono andato a leggere la sua carriera, era molto promettente, mi hanno detto che non avesse una testa, insomma, voglio dire, non sembrava proprio molto acceso dal punto di vista cerebrale, per così dire, perché aveva grandi potenzialità, avrebbe potuto fare molto meglio nella sua carriera, è arrivato a 30 anni e lo scorso anno ha giocato nella Juve Stabia soltanto 5 presenze ed un gol, quest'anno 20 in Serie B. Beh, cioè, è un po' un mistero questa cosa, perché poi arrivare a 30 anni e fare questo exploit, o è l'anno proprio che come tocchi la palla ti va dentro, oppure hai sbagliato qualcosa tu, certo. In carriera. È probabilmente la seconda. È vero pure che adesso la Serie B, il livello si è un po' abbassato negli ultimi anni, però fare 20 gol non penso sia un caso, quindi no, probabilmente lui adesso si starà mangiando le mani per un po' di scelte e un po' di gestione sbagliata della sua vita. Su De Canio? De Canio, la carriera parla per lui, ha sempre proposto un bel calcio, è sempre stata una persona comunque sia molto rispettabile, molto posata, mai sopra le righe, sempre un basso profilo, anche lui mi sembra una persona molto umile, sì. Lo vedo molto simile a Pillon per tante cose. Assolutamente, Max Giusti, andiamo sulla pagina Facebook Rete 8 Sport. Buonasera Massimo, un saluto a Vincenzo e Fabio, volevo fare i complimenti a Mister Pillon, visto che dal suo arrivo, oltre ai risultati, si vede un gruppo coeso, pronto al sacrificio, si sacrificano l'uno con l'altro, a questo punto spero dopo la salvezza si confermi subito il mister e si riparta da una buona base, per ripartire da una buona base. Paolo Marchetti, ciao Massimo, grazie a Pillon e grazie a Giorgio Repetto, ultima nostra bandiera che l'ha portato, guai a deconcentrarsi, speriamo di continuare così, buona serata. E già, perché Repetto lo voleva già portare nel 2014-2015, l'estate del 2014, quando poi invece fu scelto Marco Baroni, era stato sondato proprio in quel momento, nell'estate 2014, Bepi Pillon. Ricordiamo che Pillon è stato l'artefice del miracolo Treviso, 3 promozioni dall'interregionale alla Serie B, interregionale C2 e C1, e poi ha portato anche il Treviso in Serie A al termine della stagione 2004-2005. Insomma, un allenatore che ha una grandissima esperienza, era un po' Chievo. Poi allo stesso Chievo allenato in Serie A, l'ultima stagione in B aveva fatto non bene di più a Carpi nel 2013-2014, subentrando a Vecchi, attuale allenatore della Primavera dell'Inter, sfiorò i playoff dopo aver blindato la salvezza. In quel Carpi c'era Emanuele Pesoli, che adesso è il suo più stretto collaboratore, è stato promosso dall'Under 16. Ci dobbiamo fermare per pochi istanti. A proposito di giovanili, purtroppo sconfitta interna per la Primavera del Pescara di Massimo Epifani, 1-0 in casa contro la Ternana, tra pochissimo. Bene, torniamo in diretta da studio, ultimi 10 minuti, ricordiamo che nell'anticipo di Serie A Juventus in vantaggio, Milano contro l'Inter, 1-0 il gol di Douglas Costa che dir si voglia, al 14esimo, dopo 4 minuti dal gol dell'1-0, espulso Vesino, ex Fiorentina, dunque Inter in 10 uomini, tra l'altro ha schierato una formazione molto offensiva, Allegri, Quadrado, terzino destro, con Alessandro dall'altra parte, gioca Barzagli nel cuore del reparto arretrato insieme con Rugani. Con Rugani, una squadra molto offensiva, perché sì. Voglio dire, Quadrado terzino destro, Fabio, te l'aspettavi? Beh, per quello che avevamo visto contro il Napoli, no. Una squadra che aveva rinunciato a giocare, che sperava nel pareggio proprio in modo clamoroso. E quindi ha sorpreso, effettivamente. Evidentemente si è reso conto che
che la Juve non può giocare con quell'atteggiamento. Certo. Non è stata una bella partita. No, assolutamente, sono d'accordo con te. Vincenzo? No, i tifosi poi mi hanno meravigliato perché sono andati a contestare a Vinovo dicendo di tirare fuori gli attributi verso i calciatori. Vabbè, quella è una cosa assurda. Assolutamente sì. Una squadra che ha vinto 6 scudetti negli ultimi 6 anni. Due finali di Champions, insomma. Però questo calcio è strano, hanno contestato il Frosinone, sì, al di là adesso di Pescara che giustamente ha una situazione particolare, ma insomma, ripeto, più clamoroso di quello, una società che ha vinto 6 scudetti negli ultimi 6 anni e tu li vai a contestare. E soprattutto ha perso 2 finali di Champions. 2 finali di Champions, come no? Ma non c'è misura purtroppo. E insomma, Juventus in vantaggio, 27esimo a Milano 1-0, gol di Douglas Costa, espulso Vesino al 18esimo dopo l'1-0 juventino. Vedremo quello che accadrà. Ora dobbiamo parlare del Teramo, abbiamo altri 10 minuti e anche di Serie D. Il Teramo che domani affronterà una trasferta insidiosa, però è la partita davvero dell'anno per i biancorossi. È vero che il destino è ancora tutto nelle mani della squadra di Ottavio Palladini. Vediamo intanto il quadro completo degli incontri, penultima giornata della stagione regolare. Ricordiamo che retrocederà solo una squadra dopo lo spareggio tra ultima e penultima, insomma bisogna fare in sintesi un'impresa per retrocedere quest'anno dalla C alla Serie D. Il Teramo ha ancora molte possibilità di salvarsi. Vediamo il quadro completo degli incontri, inizio alle 14:30, Fano Teramo, Feralpi Salò Triestina, Mestre Sant'Arcangio, Ravenna Sud Tirol, Reggiana Padova, Renate Fermana, San Benedettese Albino Leffe, Vicenza Bassano riposerà il Gubbio, e questo è un altro dato non trascurabile, perché vediamo la classifica, eccola qui, intanto il Padova promosso in Serie B ritorna nel campionato più consono, diciamo così, alla sua storia dopo diverse stagioni, credo 5-6, sì, l'ultima stagione, l'ultima volta è il 2013-2014. Padova 59, San Benedettese 52, Reggiana 51. È sicuro che la Reggiana non è seconda? Mica no, mi sa la San Benedettese. San Benedettese 52, Reggiana 51, Sud Tirol 49, Bassano 47, Mestre e Feralpi Salò 46, Pordenone 45, Renate 44, Albino Leffe 43, Triestina e Ravenna 42, Fermana 38, Gubbio 36, Fano 34, Teramo e Sant'Arcangelo 33, Vicenza 30. Allora, il Teramo è penultimo, in realtà è terzultimo perché ha una migliore differenza reti nei confronti del Sant'Arcangelo di Karel Zeman, il figlio di Zdenek Zeman. Dunque il Teramo giocherà domani a Fano, poi l'ultima in casa con la Reggiana, che naturalmente ha l'obiettivo di fare seconda, no? Perché questo, certo, mi pare logico e scontato. Il Teramo giocherà dunque a Fano. Le probabili formazioni, vi diciamo subito che nel Teramo non ci sono Rossi, Bifulco, che ha giocato con te alla Valle del Giovenco, vero Fabio? Se non ricordo male, no. E San Domenico, squalificato per 6 turni per fatti risalenti alla stagione in cui ha militato nella Siracusa. Calore tra i pali, 3-5-2, è il sistema di gioco che sarà utilizzato, adottato da Ottavio Palladini. Caidi, Speranza e Milillo, trio di centrali di difesa, Sales e Ventola esterni, Amadio, vertice basso del triangolo di metà campo completato da Graziano e De Grazia. Davanti, attenzione, a Bacio Terracino sarà affiancato non Gondò ma Panico, dunque Panico dal primo minuto, di proprietà del Genoa, ex Cesena. Per quanto riguarda invece il Fano, che tra l'altro è la squadra della città di Fabio Ferraresi, quindi domani farà il tifo per chi? Adesso ti metto in difficoltà. Un po' in difficoltà perché chiaramente io sono di Fano e ci terrei che rimanesse in categoria. Comunque da lustro a una città grande, a una bella città dove c'è comunque tradizione. Ha fatto tanti investimenti il presidente del Fano quest'anno, perché ha dei giocatori che hanno calcato ribalte importanti. A gennaio poi ha cambiato qualcosina, si è reso conto di essere in difficoltà, cambiando anche l'allenatore, un po' prima Brevi. È arrivato Oscar Brevi, che ha una grande esperienza in categoria. Dicevamo dei giocatori importanti del Fano. Intanto Germinale, fermato per un turno dal giudice sportivo, non ci sarà. Torna dalla squalifica Gattari, l'ex della partita, che però comincerà dalla panchina. 3-5-2, che è un po' il modulo preferito da Brevi, ha sempre giocato così Oscar Brevi. Tiam, che dir si voglia, senegalese tra i pali. Sosa, giocatore che non ha bisogno di presentazioni perché ha militato col Cittadella, ha giocato anche col Taranto, insomma ha fatto B e C a buonissimi livelli. Magli e
Pautario sono i tre difensori centrali. Lanini, ex Lanciano, scuola Juve, ex anche Vicenza, e Pellegrini sulle fasce. Poi soprattutto Lazzari giocherà. Lazzari, che ha giocato col Cagliari, con l'Udinese, con la Fiorentina in Serie A. Cioè, stiamo parlando di un giocatore importante, ha 34 anni, però un giocatore sicuramente importante e di spessore per la categoria. Eklu e Danza potrebbero essere le mezze ali. Davanti Fioretti e Rolfini. Rolfini che ha regalato la vittoria nell'ultimo match disputato a Trieste. Queste le probabili formazioni. In realtà c'è il dubbio in attacco tra Fioretti e Melandri, un giocatore che ho visto nel San Marino qualche stagione fa, un buon attaccante, vero Fabio? Tu lo sì, conosci? Sì, sì, lo conosco, è un attaccante che mette in difficoltà la difesa avversaria, perché gioca sempre sul filo, esatto. E quindi è un po' pericoloso. Buona qualità. Staremo a vedere quello che succederà. L'arbitro è Prontera di Bologna. È chiaro che il Teramo non deve perdere, questo è poco ma sicuro, perché anche con 4 punti, certo, poi bisognerà vedere che cosa farà il Sant'Arcangelo, che è impegnato sul campo del Mestre, il Mestre di Mauro Zironelli, che è stata una sorpresa di questo girone, Mestre che è in piena zona playoff, e quindi è una situazione un po' intricata, no Vincenzo? Sì, anche se con questa classifica, ma insomma con l'andamento anche del campionato di quest'anno, certo, retrocedere quest'anno sarebbe veramente un dramma, una cosa assurda per il Teramo. Quindi io da abruzzese auspico, mi auguro che invece il Teramo possa rimanere in Serie C. E lo speriamo naturalmente tutti, perché è la seconda società professionistica della nostra regione, e questo non va dimenticato. Questa è la classifica che opportunamente ci ripropone il nostro Roberto Cherchi. Teramo penultimo, in realtà terzultimo per la migliore differenza reti sul Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo che giocherà a Mestre domani, e quindi questa è un'altra partita da seguire con molta attenzione. Però tutto dipenderà ancora, può dipendere ancora dal Teramo, il destino nelle mani della squadra di Ottavio Palladini, perché se fa 6 punti è salva sicuramente, non ci sarebbero problemi, però sono 2 partite da giocare. Domani a Fano, ripetiamo, scontro diretto, il Fano ha scavalcato il Teramo in virtù della vittoria ottenuta a Trieste nell'ultimo turno, il Teramo aveva riposato domenica scorsa, e poi la formazione biancorossa chiuderà con la Reggiana. Questo è il quadro completo degli incontri. Ora passiamo alla Serie D, vediamo qual è il quadro, il programma previsto per la giornata di domani, inizio ore 15. Anche qui si è accesa tantissimo la lotta per i play-off, ma anche per i play-out, per evitare i play-out. Questo è il quadro degli incontri. 33esima giornata, penultima, Jesina L'Aquila, Matelica San Marino, Monticelli Castelfidardo, Nerostellati Agnonese. Nerostellati purtroppo già retrocessi, il derby, l'unico derby abruzzese in programma domani a Pineto, di fronte a Pineto e Avezzano. San Nicolò Fabriano, attenzione, si giocherà a Sant'Egidio alla Vibrata, San Giustese Francavilla, Lastese Recanatese, Vis Pesaro Campobasso. Vediamo la classifica, Roberto, insieme. Abbiamo detto penultima giornata. Per quanto riguarda le sfere alte della classifica, la Vis Pesaro, che ha scavalcato il Matelica, sembra ormai, no, indirizzato a vincere questo campionato, Fabio, no? Beh, ha fatto una rimonta clamorosa, e il Matelica deve fare mea culpa, perché aveva veramente tanti punti di vantaggio. Certo. E non lo so cosa sia successo all'interno di uno spogliatoio per perdere tutti quei punti. Sicuramente qualcosa non è andato per il verso giusto. Al di là che io ho sempre detto che la Vis Pesaro per me aveva la squadra più esperta, e che la lunga probabilmente sì, ha giocatori che hanno fatto comunque categorie importanti, mentre il Matelica è una squadra nel reparto arretrato. Per esempio Olcese della Vis Pesaro. Sì, ma pure Radi e Caccioli sono due difensori centrali che hanno sempre fatto Serie C o hanno vinto campionati. Radi ex San Benetese, San Badonato. Mentre il Matelica nel reparto arretrato fa giocare 4 under, e quindi nel girone di ritorno poi le partite sono un po' diverse. Certo. E i punti pesano un po' di più. Assolutamente. E giocare con 4 ragazzi probabilmente ha pagato pure un po' quello scotto là. E però insomma la Serie C, se la Vis Pesaro dovesse vincere il campionato come sembra, insomma, ritroverebbe una società gloriosa. Beh, sì, perché la Vis Pesaro ha sempre fatto la Serie Anche C a buonissimo livello. Anche perché negli ultimi anni
essendo scomparsa la Scavolini Basket, la città si è riavvicinata molto al calcio. Certo. Scorriamo ancora la classifica, perché l'Avezzano ha disputato un grande torneo, dobbiamo dire, lo abbiamo ribadito a più riprese, ha un'ottima squadra, per carità, però sicuramente consoliderà la terza posizione, è irraggiungibile il Matelica, su questo non ci sono dubbi. L'Avezzano è terza in classifica con 58 punti, subito dopo il Pineto, 5 vittorie nelle ultime 6 partite se non mi inganna la memoria, Pineto che si è rilanciato alla grande in questo finale di stagione, sembrava aver perso proprio contatto definitivamente dalle elette di questo campionato, dalla zona più importante, la zona playoff, invece il Pineto adesso è quarto, ha vinto il derby dell'Aquila domenica scorsa 3-1 il verdetto finale, l'Aquila che è ancora nei playoff, 51 punti, la Vastese, un trend clamorosamente, devo dire, deludente nel girone di ritorno. 10 sconfitte in 15 partite, Vincenzo. Sì, ma anche lo stesso Pineto comunque aveva avuto un filotto di partite negative, invece ultimamente si è ripreso per la gioia del mio amico Tony Giammarino. Mi avrebbe fatto veramente molto piacere vedere anche lo stesso Francavilla in posizioni più... Però, chiaramente... nonostante gli sforzi fatti dal presidente Candeloro, ma sono convinto che insomma, se verrà confermato lo staff tecnico a partire da Pierluigi Iervese, che reputo essere veramente un bravo allenatore, può mettere in atto un progetto tecnico buono sicuramente. Difficile per Francavilla contare i playoff, no? A 2 partite alla fine, 4 punti. L'aritmetica consente ancora di coltivare qualche speranza, però oggettivamente è difficile. Beh, facile non è sicuramente, però io credo che il lavoro fatto quest'anno, considerato che si è partiti veramente in ritardo, senza palloni, senza casacche, senza anno zero, insomma, no? Sia stato comunque fatto un lavoro molto positivo, propedeutico, per gettare le basi per una continuità. E poi non dimentichiamoci che il mister... non ha quasi mai avuto a disposizione Fofana, che per una squadra di Serie D doveva essere il valore aggiunto, lo è stato quando è stato a disposizione, però poi se su 34 partite ne giochi un terzo, chiaramente la bilancia pende a tuo sfavore. E poi si è dovuto affidare anche alla giovane Paravati, che hai avuto tu nella Juniores, che tra l'altro è stato decisivo in occasione di un pareggio interno, se non vado errato. Esatto, ha fatto gol a 5 minuti dalla fine. Beh, quindi insomma, questo proprio per confortare quello che dicevi tu, cioè ti manca Fofana, un giocatore che avrebbe dovuto fare la differenza, no? In questa categoria, e diventa tutto più difficile, quindi sicuramente i complimenti a Iervese e alla società del Francavilla in generale. Vediamo ancora la classifica, Roberto, e poi chiuderemo. Terzo tempo live, eccola qui la classifica del girone F del campionato di Serie D. Abbiamo detto della Vastese, abbiamo detto anche della Francavilla, 47 punti, nei bassi fondi il San Nicolò può ancora evitare i play out. Il San Nicolò domani affronterà il già retrocesso Fabriano, ricordiamolo per bene, perché il Fabriano è già retrocesso come i nerostellati. A Sant'Egidio si giocherà, vincere domani potrebbe dare una spinta ulteriore. Tra l'altro c'è da ricordare che se tra la terzultima e la sestultima ci sono almeno 8 punti di differenza, in questo momento ne sono 10, si fa un solo play-out, la sestultima si salva e fanno lo spareggio solo quart'ultima e quintultima. Se superasse l'Agnanese farebbe play-out. Esatto, e quindi insomma... Per come erano messe le cose a San Nicolò, anche Fabio Montani sta facendo un grandissimo lavoro, no? Certo. Sì, molto, molto buono, ha proseguito quello che di buono aveva fatto l'anno scorso e quello che comunque ha fatto negli anni, un ragazzo che comunque è preparato e è meritato questa chance. In bocca al lupo dunque alle formazioni abruzzesi, alle formazioni della nostra regione per questo penultimo atto del campionato di Serie D. Io ringrazio Vincenzo Cilli, grazie Vincenzo, te, so che sei diventato anche dirigente della squadra dei giornalisti, che si sta ben comportando al torneo delle professioni. A tal proposito volevo fare un grosso in bocca al lupo alla squadra, della quale voi due siete due ottimi rappresentanti. Mi sento lusingato per quello che dici, ma qua il vero giocatore, l'unico vero giocatore, è Fabio Ferraresi. Non ho stabilito insieme con qui Colazzini. Parliamo di un livello insieme tecnico con ovviamente, si vede anche in campo, perché è uno che sa dettare i tempi, uno che ovviamente è il suo lavoro.
Però in questo caso bisogna apprezzare l'impegno, no? Ah beh, questo sì, almeno già vero, Fabio, non mi sembra. Però ti stai divertendo, Fabio, in questo torneo? Sì, no, vengo volentieri, siete comunque in gamba, ridiamo, scherziamo, e poi comunque il campo verde crea sempre quella suspense, certo, quel fascino, poi l'erba, quell'adrenalina, il profumo dell'erba, che certo, non è quel sintetico che oramai va di moda, però l'erba di zampa corta è sempre, assolutamente, e poi tu fai sempre la differenza, quindi ti piace ancora di più, perché insomma, se non la facessi, i 39 anni ancora non la facessi mi dovrei preoccupare. Se la finale la giocherete all'Adriatico, ben venga, no? La strada è ancora lunga, irta di insidie, mi voglio travestire da Pillon. Grazie a Vincenzo Cilli, grazie ancora a Fabio Ferraresi, in bocca al lupo per la finalissima con San Nicolò, sabato 5 maggio al Bessa di San Nicolò, in bocca al lupo a te naturalmente, Fabio, che stai facendo un grandissimo lavoro, grazie a Roberto Cherchi in regia, a voi per l'attenzione, ancora una buona serata. Oh,